Buongiorno, ho fatto shopping e non solo, ci sono delle nuove aggiunte che non vi ho fatto vedere. E quale momento migliore per farvele vedere se non in chiusura di questa settimana da incubo in cui ho lavorato per un brand molto importante di moda, di alta moda, e abbiamo gestito la logistica in occasione della sfilata. È stato devastante, posso dire questo, è stato devastante. Probabilmente la mia faccia lo comunica ed è questo il motivo per cui mi metto le mani avanti, perché sono sfinita. Ho dormito 8 ore stanotte e sono state le 8 ore, le prime 8 ore dopo non so quante settimane, e devo dire che sono abbastanza provata. Ho fatto una settimana in cui ho dormito 4-5 ore a notte e ho lavorato più di 15 ore di fila, e questo veramente mi ha messo a dura prova. E stavo anche uscendo da una bruttissima influenza, ho avuto febbre 38, e diciamo che queste due cose una dietro l'altra non ci volevano. Mi sto ancora portando dietro gli strascichi di tutto questo periodo e si spera prima o poi mi riprenderò, anche perché oggi pomeriggio ho deciso che non avrei fatto altro se non una passeggiata a Milano, visto che c'era un bel sole splendido, e a parte fare shopping mi sono anche presa un bellissimo gelato, buonissimo, mai mangiato tra l'altro. Ho preso il gelato dentro questa gelateria in Corso Buenos Aires, che è zona dove lavoro io, e non avevo mai preso il gelato in quel posto lì, non mi ricordo come si chiama, come sempre qua sotto sullo schermo vedrete il nome del posto, ma se da fuori era bellissimo come posto, ma sembrava un po' una commercialata, mi sono detta non importa, perché in realtà stavo cercando di andare a comprare una fetta di pizza senza glutine da Mama Eat, anzi Mama Street, che era lo street food di Mama Eat, ma non c'è più. E allora sono andata a prendere un gelato e c'erano due gusti particolari, anzi ce ne sono più di due, però c'erano questi due in particolare che non avevo mai assaggiato e che hanno attirato la mia attenzione. Uno è il pistacchio, ma non il pistacchio qualunque, il pistacchio con crema di pistacchio e pistacchio, cioè proprio pezzettoni di pistacchio dentro, che buono. E poi yogurt con fragoline di bosco, buonissimo. Io di solito non prendo quasi mai lo yogurt, però questa combo mi stuzzicava e in effetti era buonissimo. Ma a parte questo, quali sono i motivi che vi spingono a fare shopping? Beh, avrete visto sicuramente il fatto che ho svuotato l'armadio e mi sono liberata di un bel po' di cose, ma poi c'è in atto un vero cambiamento di stile. Sto proprio cambiando modo di vestirmi, modi di fare, e sento che i vestiti, i soliti vestiti non vanno più bene. Ma sto facendo anche fatica a trovare vestiti nuovi, per cui sarà un passaggio veramente molto molto graduale, anche perché sono andata da Zara oggi e volevo prendere tante cose, ma poi quando le provavo non mi stavano per niente bene. Ma tipo gli abiti, giacca, pantalone, non mi stavano bene perché la taglia XS mi sta comunque grande. Ed è una novità, ma tanto grande, non è che leggermente largo per cui dici lo aggiusto, no, troppo largo, e non me lo spiego, sono veramente enormi, alcuni vestiti sono enormi, altri sono minuscoli, e questo non lo so, non so cosa sta succedendo, perché poi ho provato anche dei jeans che volevo prendere e mi stavano troppo stretti, la taglia in più non mi stava bene, mi stava larga. Per cui faccio veramente fatica a trovare vestiti adatti alla mia fisicità. Detto ciò, partirò dalle cose che non ho comprato, perché in questo modo togliamo di mezzo le cose regalate. Questa in particolare è una borsina che
ho da quest'estate, è un regalo che ho ricevuto per il compleanno, ma che non vi ho mai fatto vedere da queste parti. L'ho fatta vedere su Instagram, ma qui mi sono completamente dimenticata di farvela vedere ed è bellissima e merita davvero un sacco. Allora, è una borsina di Pinko, è stupenda, viola. Un viola bellissimo, perfetto per l'autunno. Ho già visto un sacco di vetrine con roba viola e sento che questa è un'aggiunta veramente spettacolare nel mio armadio. Quando l'ho ricevuta sono rimasta un po' così, ho detto oh my god, come la indosserò? Ma in realtà poi mi sono un attimo sbizzarrita, ho googlato e ho trovato che in realtà ci si abbinano veramente tantissimissimi colori, anche il rosso, il lilla, il rosa, il bianco, anche il nero per un tocco un pochino più glam. È veramente un colore bellissimo e questa borsina qua sarà veramente bella da avere e da usare, anche perché di borsine proprio preziose e di qualità per le uscite serali non ne avevo e questa è un'aggiunta veramente stupenda. Anche la tracolla e niente da aggiungere, è veramente bellissima. Non l'ho ancora usata, tra l'altro, la devo ancora usare e la userò tantissimo. Creerò un sacco di outfit con questa borsina perché io solitamente sono molto impulsiva, diciamo così, nelle risposte, reagisco sempre un po' a pelle quando si tratta di cose, ma poi sono anche quella che si apre alle sfide e quando sento che una cosa potrebbe funzionare per me, ma non so come, mi attivo per trovare i modi e questo è successo con questa borsina. Infatti adesso sono felicissima di averla. Passiamo ora agli acquisti. Inizierò da Zara, così giusto per cambiare, e vi racconterò la storia di questo acquisto che non ho fatto oggi, ma qualche settimana fa, forse un paio di settimane fa o una settimana fa, non mi ricordo bene, ma è stato un acquisto di impulso. Ma di quelli proprio flash, quelli che non capitano da un sacco di tempo a me, ma fatto sta che una sera dovevo uscire per andare all'inaugurazione di questo ristorante lontano e mi ero portata un outfit, ma al momento di indossarlo non mi convinceva più, non mi piaceva più, non mi piaceva come mi stava e non mi piaceva proprio il mood, sentivo che non era adatto per il posto in cui andavo. E allora ho tenuto su l'outfit del giorno che era un completo giacca e pantalone, ma sotto avevo la t-shirt bianca che per l'ufficio, per la giornata va benissimo, ma per la sera era veramente un po' anonima come scelta. E allora mi sono fiondata su Buenos Aires nel primo Zara che c'è e ho cercato qualche cosa da indossare la sera stessa e ho trovato questa meraviglia. È veramente bellissimo. È il primo top azzardo in tutta la mia vita che mi sta così bene perché è proprio perfetto. Dà volume sulla parte del décolleté, ma non troppo, e rimane tutto affusolato sulla figura, non cade, non scende. È proprio perfetto, ha anche un po' di rinforzino qua, è tipo a corsetto ed è veramente elegantissimo. Però abbinato in questo modo anche al completo può essere indossato anche in situazioni eleganti, ma non troppo, così come può essere indossato anche con una gonnellona a ruota e sarà super super elegante, bellissimo e perfetto anche per un cocktail. Questo acquisto mi dà tante soddisfazioni, è stato proprio un acquisto azzeccatissimo. Passiamo ora invece ad un altro acquisto. Andrò così in ordine di come arriva il flow. E questo pomeriggio sono stata in questo negozio
che si chiama Natura, sempre in zona Buenos Aires, e ovviamente ho fatto shopping lì per questo, ma questo negozio qua l'avevo già visto in passato, cioè ci ero passata vicino, mi sono sempre detta dovrei tornare qui con più tempo e visitarlo, entrarci dentro, ma mi sono sempre dimenticata della sua esistenza quando arrivava il momento di fare dello shopping. Oggi invece andando a cercare la pizza, che poi non ho trovato, ho preso il gelato, tornando indietro verso la metro, ho rivisto il negozio, mi ci sono fermata e sono entrata. Ho preso due cose. La prima, un paio di calzini. No, no, non un paio, tre paio di calzini. Io sono un po' patita di calzini. Non sono patita nel senso di quel patito di cercare calzini con fantasie strane, ma calzini belli, di qualità e che siano eleganti. Perché nelle stagioni più fredde, autunno, inverno, primavera, a me piace indossare il calzino in bella vista, come anche oggi. Qua accanto l'outfit che ho indossato e sto tuttora indossando per la giornata di shopping. E questi calzini qua sono stupendi, sono 80% cotone, il resto poliestere e elastano, ma sono stupendi, semplicemente sono bellissimi, sono semplici, però allo stesso tempo elegantissimi. Sono tre colori, marrone, tipo cioccolato. Un marrone invece latte macchiato e poi questo beige. Sono lunghi quanto basta per affusolarli, farli scendere un po' sulla caviglia e dare quel tocco un po' cool, oppure indossarli tutti su con lo stivaletto e riparare la gamba, che è fondamentale in inverno perché a me anche in inverno piace un sacco indossare gli stivaletti e in questo modo si evita di grattare troppo il polpaccio. Poi ho comprato un'altra cosa che non è un capo, non è abbigliamento, non è un accessorio, ma è una cosa che ha attirato la mia attenzione. È un libro. Non vi so dire molto perché non l'ho ancora letto, però l'ho iniziato già in metropolitana e ho letto la premessa. Ed è bellissima. Anche la copertina è stupenda. È veramente invitante. Non so come dire, io acquisto spesso i libri per la copertina e spesso succede che, anzi quasi sempre, la copertina mi porta libri bellissimi perché c'è tutto uno studio dietro la copertina e già la copertina ti deve parlare di quello che c'è nel libro. Questo libro qua si intitola Kaizen, la filosofia giapponese del grande cambiamento a piccoli passi, di Christy Van Bremmerch. Spero di aver pronunciato bene. Comunque, non lo so, l'ho visto lì e mi sono detta che stava aspettando proprio me. E lo voglio leggere e ve ne parlerò quando l'avrò letto, perché in questo momento ho solo letto alcuni passaggi che invece mi hanno convinto di acquistarlo, perché se non dovesse essermi utile nel cambiamento, perché sto affrontando tanti cambiamenti, mi è comunque utile per la recitazione, perché adesso non lo trovo, però c'era questo punto in cui diceva se non sai da dove partire, parti esattamente da dove ti trovi, che è il principio fondante del metodo di recitazione che sto studiando io in Studio Impact a Milano. Vi parlerò di questo quando l'avrò finito e credo succederà molto molto presto. Comunque, torniamo agli acquisti in materia di abbigliamento. Di nuovo da Zara, invece oggi, ho comprato questo vestitino. Come ho già detto, tutto quello che ho provato veramente tante cose, ne avrò provate una quindicina di cose, ma nulla mi ha convinto.
Stessa cosa è successa anche da Mango, ma non ho trovato, cioè proprio, non lo so, c'è qualcosa che non va. Non era la giornata giusta per fare shopping di tante cose, infatti ho scelto solo questa. Ho provato anche un sacco di scarpe, sono alla ricerca di scarpe eleganti. Mi sono stufata di andare in giro come una teenager. Questo non vuol dire che smetterò di andare in giro come una teenager, nel senso che non smetterò di indossare le sneakers o i mocassini con il calzino in bella vista, ma vorrei avere anche delle cose un pochino più elegantine per saper cosa indossare quando devo uscire per un aperitivo o per una cena, che è una cosa che in realtà voglio fare più spesso. Questa settimana mi ha insegnato che, no, non mi ha insegnato, mi ha fatto realizzare che sto vivendo la mia vita lavorando e praticamente sto passando settimane a fare e lavorare soltanto fino a tarda notte, a volte perché ci sono gli eventi, altre volte perché sono io stessa che mi ci obbligo, nel senso positivo, nel senso che è una cosa che mi fa piacere fare per portare qui i contenuti per voi, però ho realizzato che devo un attimo cambiare modo di fare e direzione perché la vita mi sta scorrendo proprio, me la vedo scivolare addosso e non la sto vivendo. Ed è veramente un peccato perché i momenti, tutti i momenti sono veramente belli da vivere. E quindi ho cominciato a fare anche shopping per le uscite, perché è una cosa che voglio introdurre di più, voglio includere di più nella mia vita e devo assolutamente essere fuori almeno 2 sere a settimana. Non so come succederà, ma in qualche modo ce la farò anche da sola, non importa. Comunque, tornando al vestitino, ho trovato questa meraviglia che è una cosa che la vecchia me non avrebbe mai scelto da una parte, nel senso che come stile è uno stile che avrei scelto anche prima, ma quello che non avrei scelto è questa stampa che invece mi sta piacendo. Non lo so per quale ragione, ma la trovo veramente elegantissima e molto molto bella da abbinare con un sacco di altri colori. La si può abbinare appunto con l'azzurro, col nero, con il khaki, con il beige. Veramente molto versatile perché appunto ha tutti questi colori che mi permettono di essere indossato con tante altre cosine. Ha questo taglio molto molto elegante e molto sexy, molto flattering, soprattutto per me, per il mio fisico, è bellissimo. Anche dietro ha questo dettaglio sulla schiena dove appunto è aperto e le maniche a tre quarti arricciate lo rendono veramente perfetto. È bellissimo. È un vestitino che non vedo l'ora di indossare a cena o per un aperitivo. Così come sento che potrò indossarlo anche in ufficio, perché indossato con un paio di scarpe basse o uno stivaletto, un collan in inverno coprente, un blazer oppure un cardigan, è perfetto anche per l'ufficio. E quindi basta con i vestiti troppo sporty. Sta arrivando una fase molto romantica e molto elegante e molto sexy nella mia vita. Ho notato proprio oggi che tutti i vestiti che ho indossato, che idealmente mi piacevano, non mi piacevano addosso a me perché mi sembrava di perdermici dentro. E questa è una novità per me che ho sempre amato i vestiti oversized. Oggi non è più così, cioè mi piacciono, però devono comunque valorizzarmi e far vedere le mie forme e devo trovare un po' un senso e un nuovo modo di vestirmi e su questo ci saranno tanti acquisti per la vostra gioia e anche per la mia, per cui passiamo ora a quello successivo. Sono andata anche qui per la prima volta
da Geox, non ero mai entrata da Geox, e ero alla ricerca di un paio di mocassini. Ne ho provati diverse paia, uno da mango, anzi più di uno da mango, qualcuno da Zara, ma non mi convincevano, non erano comodi proprio alla perfezione. Per me le scarpe sono importantissime e la qualità lasciava un po' a desiderare. E allora mi sono detta: proviamo ad entrare un po' da Geox, anche perché poi è entrata dentro un altro livello. Pace, pace dei sensi, commessi che fanno i commessi, e mi rendo conto, è un altro tipo di negozio, però ecco, voglio andare un po' di più in questi negozi qua perché sento che l'experience dell'acquisto, l'esperienza dell'acquisto è diversa, è più bella. Infatti sono entrata dentro, ho visto un po' di scarpe, non ce n'erano troppe e meno male, perché sennò cominci a dire: oh mio Dio, adesso che cosa prendo? Ho scelto tre paia e le ho provate tutte e tre, ma alla fine ho comprato un solo paio e sento che è un acquisto veramente wow. Ho comprato un paio di mocassini, sono neri e sono in pelle, ma sono dei mocassini veramente stupendi. Sono la cosa più classica e più evergreen al mondo. È proprio un mocassino basic, però allo stesso tempo elegante e di qualità. Questo è l'aspetto fondamentale. Poi, ragazzi, per me con le scarpe è una cosa proprio istintiva, ma non è solo istintiva, è proprio fisica. Se nel momento in cui l'ho indossata ho questa sensazione di dire: ah, che bello, che comode, è fatta, è fatta. E così è stato, queste sono comodissime. Tra l'altro per me, dicevo, non ho mai indossato un paio di Geox, quindi per me è una prima volta con queste scarpettine qua. Queste dovrebbero ammortizzare il passo. Vi dirò come mi trovo, però così a primo impatto vi dico che sono di una qualità esagerata, proprio piacevoli da tenere su, leggere e fondamentale per me. Spesso la parte qua mi schiaccia le dita e queste non lo fanno, queste scarpe qua non lo fanno. E un'altra cosa che spesso mi dà fastidio è la parte qua posteriore, perché se è troppo stretta mi taglia il tallone, se non è abbastanza stretta mi cadono, mi scivolano, e queste invece non lo fanno. Questo è il mocassino con il brevetto sferica e boh, non so cosa dirvi di più. Mi hanno convinta subito perché sono veramente comode e non vedo l'ora di indossarle, le indosserò non stop. Basta, questo è quanto. Questi sono tutti gli acquisti di oggi. Non sono tanti, ma sono esattamente la quantità giusta per iniziare. Farò qualche acquisto online. Devo tornare a fare qualche acquisto online perché online ho trovato più scelta ed è più facile in realtà trovare con i filtri quello che stai cercando. Va bene andare in negozio per ispirazione, però ogni tanto bisogna andare anche online. Sono alla ricerca di un abito in lana, un bellissimo abito in lana di qualità. Se conoscete negozi dove lo posso trovare anche spendendo qualcosina di più, una cifra un pochino più importante, ditemelo, perché se è veramente di qualità lo prendo super volentieri. E sto cercando un completo di lana di colori evergreen, quindi magari un marrone bello fondente, carico, oppure un tartan o un principe di Galles, oppure un grigio strutturato però, magari uno di quelli che non so se avete presente, quella lana con tipo i puntini dentro, non so come si chiama quel tipo di trama là, oppure quelli con tipo la trama a coste. Coste piccolissime, tipo l'isca di pesce, e sto cercando queste robe qua. E
e se le trovo, ovviamente ve le condivido qua, ma anche voi mi raccomando, aiutatemi, scrivetemi qua suggerimenti, negozi online, negozi fisici a Milano e basta, aiutiamoci a vicenda a trovare capi bellissimi e di qualità. Detto ciò, è tutto per oggi, è tutto per questa sessione di shopping. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Anzi, ci vediamo venerdì con un nuovo video, perché non so se avete notato, ma in questo periodo ho iniziato a far uscire due video a settimana, dove il lunedì manteniamo la programmazione, quella di lifestyle, crescita personale e video un po' così di me che faccio cose e di how to, mentre il venerdì vi condivido vlog e viaggi, quindi il lunedì sono video un pochino più sit down, quindi seduta dove vi parlo di una cosa, di un argomento e vi faccio vedere cose. Oppure faccio decluttering, sistemo cose, mentre il venerdì vi faccio vedere i miei viaggi, i miei giri, vi parlo delle cose che mi appassionano e ci infilo dentro un po' di tutto perché è inevitabile. Ovviamente lo shopping mi piace un sacco, la crescita personale è l'argomento che più di tutti mi appassiona in questo periodo e in generale raccontare storie è la cosa che ho imparato a fare di recente e che mi sta piacendo un sacco, per cui a volte mi riduco a parlare veramente troppo, però so che in molti apprezzate la me che chiacchiera tanto e per questo vi ringrazio e basta, non mi dilungherò ulteriormente, ci vediamo nel prossimo video e fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!